Buonasera e buon mercoledì e buonasera a Conchita De Gregorio. Allora, già felicemente sorride. Allora, due i grandi temi che cercheremo di affrontare questa sera. Da una parte il generale Figliuolo accelera sui vaccini ai giovani dal 16 agosto, come avete sentito anche poco fa dal nostro telegiornale. Senza prenotazione i ragazzi tra i 12 e i 18 anni potranno andare liberamente, recarsi negli hub e farsi il vaccino. E questa è la prima grande questione. La seconda riguarda invece il caso Durigon, che esplode in tutta la sua magnitudine, in quanto tutti nel centro-sinistra, Partito Democratico in testa con Enrico Letta, ne chiedono le dimissioni. Vedremo e cercheremo di capire cosa farà il Presidente del Consiglio. Di tutto questo parliamo stasera con Ferruccio De Bortoli, direttore, buonasera e bentornato in onda, con il professor Savino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, buonasera professor Cassese, con il professor Abrignani, Sergio Abrignani, che è immunologo alla Statale di Milano, nonché autorevole membro del Comitato Tecnico Scientifico. E poi collegato, buonasera, da Fogliano della Chiana, il nostro Luca Sappino, che tra poco ci porterà Enrico Letta, e il circolo dove tra poco Letta si incontrerà con Sappino si chiama Renzino, e questo non credo sia un omaggio a Matteo Renzi, ma uno simpatico scherzo del destino che poi il nostro Sappino, cioè, quindi Letta al circolo Renzino, tutto vero, tra in poco, Val di Chiana, in Val di Chiana, dice, ricorda la Toscana, la nostra Toscana con Conchita De Gregorio, tra poco, dai. Buonasera, buonasera e bentornati in onda. Eccoci qui con David Parenzo. Buonasera, buonasera David. Ciao, tutto bene? Tutto a posto? Tutto alla grande. Tonico. Tonico. Tonicissimo. Perfetto. Insieme a noi stasera a parlare della notizia del giorno, che è questa: il generale Figliuolo scrive alle regioni su vaccini per adolescenti e giovani. Quindi la grande discussione è obbligo o no, perché parliamo della fascia d'età tra 12 e 18 anni. E ne parliamo subito con l'immunologo professor Sergio Abrignani, che è un membro del Comitato Tecnico Scientifico. Ci saranno con noi, ci sono già con noi, e li saluto, Ferruccio De Bortoli, il direttore De Bortoli, e il professor Sabino Cassese. Buonasera a tutti. Professor Abrignani, cominciamo subito da questo tema, i ragazzi. Allora, la indicazione di Figliuolo è questa: a partire dal 16 agosto tutti i ragazzi fra 12 e 18 anni potranno vaccinarsi senza prenotazione. Questa è una lettera alle regioni. Subito, per esempio, Luca Zaia ha risposto: noi siamo pronti, ma ci sono anche delle polemiche e anche forse delle perplessità e delle paure, perché non tutti si fidano a vaccinare i ragazzi in età evolutiva, diciamo così. Qual è la sua opinione? Ma in realtà il generale Figliuolo non è che abbia detto nulla di nuovo, ha detto che ora si possono vaccinare senza prenotazione, senza, cioè non è che ci sia l'obbligo vaccinale per gli adolescenti, cosa di cui peraltro personalmente sono convinto che andrebbe proposto e fatto. Quindi sappiamo dagli studi clinici che è sicuro vaccinare gli adolescenti, che i vaccini sono estremamente efficaci, più efficaci addirittura che negli adulti e negli anziani. Il motivo per cui bisogna vaccinarli è, al di là del fatto che è vero che è difficilissimo, che abbiano serie complicanze, però esistono. Infatti il CDC, il Center for Disease Control di Atlanta, ha pubblicato uno studio molto bello a fine giugno, facendo vedere che in tutte le fasce d'età, incluso fra 12 e 19 anni, valutando il rischio-beneficio, c'è sempre un beneficio a vaccinare i ragazzi. Vediamo questo a cartello. A parte questo, mi scusi professore, sì, mentre lei parla, sì, vediamo il cartello, il Covid tra i ragazzi in Italia, ci sono stati 240.000 casi, un po' più di 240.000 casi fra 0 e 9 anni e quasi mezzo milione di casi fra 10 e 19 anni, con una piccola, per fortuna, percentuale di decessi, ma diciamo è abbastanza consistente, no? Siccome invece la vulgata vuole che i bambini non si ammalino, in realtà i bambini si ammalano. I bambini si ammalano, gli adolescenti si ammalano, ed è vero che quei 30 morti fra 0 e 17 anni sono, in virgolette, è terribile dirlo, relativamente pochi rispetto ai 128.000 morti degli adulti e degli anziani.
Però in realtà, se lei pensa tutto il clamore che fanno i casi di meningite in Italia quando si scatenano dei focolai, in Italia ogni anno moriranno 10-20 persone di meningite, cioè ragazzi di meningite, e tutti si corrono a vaccinarsi. Quindi è vero, sono pochi, però è un numero... Pochi o tanti non si può mai dire nel caso dei decessi, naturalmente, uno è già troppo, uno è sempre troppo. Ma le volevo chiedere, secondo lei la mortalità infantile o negli adolescenti per Covid è sempre legata ad altre patologie, cioè a diciamo, quadri clinici fragili, bambini che soffrono di altre malattie, oppure anche bambini perfettamente sani possono essere colpiti in maniera grave e letale dal Covid? Quello che sappiamo è che la maggior parte dei bambini di quei 30 decessi e di tutte le forme di ricovero in terapia intensiva, la maggior parte, come negli adulti e negli anziani, hanno delle patologie sottostanti. Mm. Il Covid ha l'abilità di colpire particolarmente, ma una cosa voglio far notare, che uno dei fattori di rischio per una complicanza Covid severa è l'obesità. In Italia abbiamo il record di obesità infantile che è il 9,5%. Quindi, cioè, dei nostri bambini, dei nostri da 0 a 14 anni sono, secondo i parametri di indice massa corporea, obesi, 9,5%. Quindi c'è anche un... Che è favorevole all'obbligo? Io sì, perché... Sì, l'ho scritto, l'ho detto, cioè lo ribadisco, perché ma non è soltanto per prevenire la malattia, perché se fosse soltanto per prevenire la malattia e la morte degli adolescenti e dei bambini... I bambini, fra l'altro, oggi non c'è neanche l'autorizzazione. Diciamo, degli adolescenti potrebbe anche discutersi se è valido o no l'idea, però il problema è che i ragazzi, cioè gli adolescenti, sono il target ideale del virus. Spessissimo sono asintomatici, nella maggioranza dei casi. Hanno un'alta mobilità, comportamenti di alta diffusività, come vivono in comunità, le scuole, le palestre, i locali. Quindi sono veramente centro... della diffusione dell'infezione, e tra l'altro, essendo spesso asintomatici, sono quelli che porteranno a casa e portano a casa l'infezione, sapendo che è vero, perché l'obiezione dei Novax è: ma siamo tutti vaccinati, gli ultra a casa, i fragili. Ma quello che sappiamo è che i fragili, che sono circa 200-400.000 in Italia, i pazienti in chemioterapia, e tante famiglie hanno dei pazienti in chemioterapia a casa, ecco, quando li vacciniamo non rispondono, e se si infettano sono veramente a rischio morte. Quindi c'è un dovere di sanità pubblica nel proteggere in tutte le famiglie più fragili, e in più, altra cosa, torniamo subito da lei, professore. Il dovere di evitare. Volevo coinvolgere anche il professor De Bortoli e Ferruccio De Bortoli e Sabino Cassese, perché, e poi torniamo da lei, la questione dell'obbligo, in realtà, prima di arrivare a questo, la scelta politica, perché di questo si tratta, di non introdurre l'obbligo, fino ad oggi è stata una scelta che in quasi tutti i paesi del mondo, sostanzialmente occidentale, hanno fatto. Però De Bortoli, qualora, poi vediamo l'aspetto giuridico con Cassese, se è possibile farlo con il nostro ordinamento, però stando a quello che ci dice il professor Abrignani, il virus trova il ventre molle proprio tra i giovani. Uh-huh. E allora, qualora dovesse diffondersi sempre di più tra i giovani, le varianti non si fermano più, cioè continuano a essere, noi continueremo a combattere con un virus che muta proprio purtroppo grazie ai giovani. Questo diventa poi un aspetto che la politica dovrà affrontare. De Bortoli, non da scienziato ma da tecnico che conosce la politica. Assolutamente no. Insomma, il professor Abrignani ha descritto in maniera estremamente chiara qual è la situazione. Certo, un'eventuale introduzione dell'obbligo, che per carità mi sembra che vi siano stati molti esempi storici di obbligazione di vaccinazione che hanno riguardato per esempio il vaiolo, la mia generazione, e anche per l'iscrizione dei bimbi a scuola, insomma. Quindi non credo che ci sarebbero grandi problemi dal punto di vista dell'introduzione. Un problema politico ovviamente si pone nel momento in cui è stata fatta la scelta, e come notavi tu, David, in tutti i paesi, di non prescrivere un obbligo. E certo che naturalmente se si arrivasse a prescriverlo solo per gli adolescenti, ovviamente ci sarebbe un tema di disparità, e forse questo susciterebbe tutta una serie di reazioni anche negative, che forse potrebbero persino ingrossare quella parte di Novax, di persone che hanno paura, specialmente pensate soltanto ai genitori.
Però noi dobbiamo constatare, io non so se siete della mia stessa opinione, che nel nostro paese, io trovo straordinario per esempio che in 3 giorni ci siano stati 20 milioni di Green Pass scaricati, in 3 giorni. Cioè, io penso che ci sia una grande coscienza collettiva molto diffusa, un buon senso di responsabilità certamente superiore a quello degli altri paesi. Insisterei moltissimo sul tema della convinzione e anche della comprensione, se potete passarmi anche questo termine, di quelli che hanno paura, di quelli che sono timorosi, che non vanno catalogati tutti tra i Novax, ma vanno compresi nelle singole situazioni. Ci deve essere un dialogo aperto, non una polarizzazione all'interno del paese. Penso che su questa opera di convincimento, oggi che ci stiamo preoccupando fortunatamente di quello che accadrà nel momento in cui ci sarà la riapertura delle scuole, beh, insomma, forse noi possiamo dare un colpo decisivo, insomma, però convincere le persone, ecco, forse il tema dell'obbligo, ma c'è il professor Cassese che può dire su questo parole, sì, molto, ma molto più autorevoli. Ne abbiamo già parlato, professor Cassese, altre volte qui con lei ed è un piacere riaverla. Certo che il tema dell'obbligo, lei lo ha già detto, esiste la possibilità, ma d'altra parte lo sappiamo per esperienza, no? L'ho appena detto Ferruccio De Bortoli, la sua, ma anche la nostra generazione e anche quella dei nostri figli all'obbligo vaccinale. Però questa è una scelta politica che, al di là del tema obbligo sì, obbligo no, riguarda anche la tenuta della maggioranza di governo, no? Perché, come abbiamo visto, in questo governo ci sono forze politiche che flirtano con un mondo molto antagonista rispetto agli obblighi, per esempio. Ma da una parte persino la CGIL, cioè da una parte hai le piazze della Lega e da una parte hai la CGIL che tra pochissimi giorni darà vita al primo sciopero anti-Green Pass per protestare contro i lavoratori che non sono ammessi alle mense perché non sono vaccinati, per difenderli, per tutelarli, diciamo così. Quindi è molto composito. Allora le volevo chiedere, professor Cassese, lei ha scritto qualche giorno fa sul Corriere gli 8 temi di merito e demerito dell'azione di governo. Questo governo, rispetto a questo tema della persuasione, sta facendo abbastanza? Che cos'è che impedisce a Draghi di essere più incisivo ancora, a Draghi e Figliuolo? E insomma, questa eterogeneità delle forze di governo, da una parte è un vantaggio perché il governo esiste, ma dall'altra però forse lo limita. Io credo che l'azione di governo sia sufficiente. Io penso che noi dobbiamo renderci conto che vaccinarci serve per proteggere quelli che non si possono vaccinare. Il professor Brignani ha detto una frase giustissima. La voglio ripetere nei termini in cui l'ha scritta nel 1860 Mazzini: i doveri dell'uomo, non basta non nuocere, bisogna giovare ai vostri fratelli. Questa è, secondo me, la preoccupazione morale che ci deve muovere. Il problema giuridico non esiste, perché nella nostra Costituzione è previsto espressamente che vi siano dei trattamenti sanitari obbligatori. C'è scritto soltanto una cosa, una condizione, cioè che sia fatto la legge. Salvo questo, non c'è alcun altro limite. La Qual Corte è il limite? Non ho capito. Detto, ho perso l'audio. È andato via per un secondo. Deve essere fatto per legge. Ah, per legge. Cioè deve essere disposto, chiaro, con un atto con forza di legge. E questo, vabbè, per quello che è già stato disposto, è stato rispettato. Torniamo è da lei, professore. Fatto. Torniamo subito da lei, ma andiamo in collegamento, David. Sì. Andiamo a Renzino, in Val di Chiana. Detta dove... così, però. Renzino, è vero. Andiamo a Renzino, in Val di Chiana, al circolo Alci Renzino, dove Luca Sappino
è in collegamento con noi Enrico Letta. Allora, vediamo che sta facendo anche altre interviste, ma sì, Concita David. Eccoci. Stavamo parlando di MPS, ovviamente nel collegio uninominale di Siena. Enrico Letta vi sente? Allora, intanto Letta, grazie, buonasera e in bocca al lupo per la sua campagna nel collegio di Siena. Buonasera a voi. Siamo qui in diretta. Allora, la prima domanda che le volevamo fare è questa. Siena e Arezzo, guardi, sì. Lorenzo, non sbagli, Siena e Arezzo, no. E Renzino è in provincia di Arezzo, quindi occhio, che questo è un errore clamoroso. Per carità, so che peraltro in Toscana siete abbastanza affezionati, come dire, un po' belligeranti. Comunque Letta, fare il collegio Siena-Arezzo è come fare il collegio Pisa-Livorno, cioè è una cosa, un po' una crudeltà mentale, Siena-Arezzo. No, no, ma si vogliono bene, no, si vogliono bene. Arezzini si vogliono dite bene. Dite tutti così. Senta, va bene. Io avevo una prima questione da chiederle, che riguarda proprio la questione dei vaccini, perché abbiamo aperto la puntata citando il generale Figliuolo dal 16 agosto senza prenotazione dai 12 ai 18 anni, ma le volevo chiedere, qualora a settembre-ottobre la situazione, Dio non voglia, dovesse in qualche modo deteriorarsi, secondo lei il governo potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di introdurre un obbligo dei vaccini per tenere aperte le scuole in presenza, che so che è un tema a cui lei tiene molto? Potrebbe essere Guarda, un'ipotesi? Non sono in grado adesso di dirlo di quali saranno gli strumenti e le modalità col quale affrontare questo tema. So per certo che la missione che tutti noi abbiamo, l'obiettivo fondamentale è far sì che l'anno prossimo, cioè da metà settembre, dalla ripresa, la scuola sia in presenza. Diciamolo francamente, su questo non ci sono mezze misure, non ci possono essere piani B. Nel senso che i dati dell'Invalsi, che sono usciti qualche giorno fa, qualche settimana fa, hanno dimostrato quanto disastroso sia stato l'insegnamento in DAD. E credo che dobbiamo tenerne conto di questo e dobbiamo essere molto chiari e netti nel dire tutto quello che è necessario per consentire la scuola in presenza deve essere fatto. Io spero che non si debba arrivare al punto che lei ha appena citato, mi auguro di no, ma la scuola in presenza per noi è una priorità. Quindi si sentirebbe di dire alle famiglie che hanno figli adolescenti che insomma, diciamo, il suo invito è alla persuasione nei confronti, non obbligo ma persuasione, no? Invitare i ragazzi a vaccinarsi. Beh, intanto sicuramente questo è fondamentale, i messaggi che sono venuti fuori per adesso sono molto forti, credo che anche il messaggio della nostra prima medaglia olimpica è stato un messaggio fortissimo, io credo che quel messaggio andrebbe preso, ripetuto ogni minuto, soprattutto per la forza che ha nei confronti delle ragazze e dei ragazzi, è stato un messaggio molto bello, molto significativo, vacciniamoci, la libertà è garantita dalle vaccinazioni. Vogliamo dire soltanto una cosa sullo Ius Soli, lei ha citato le Olimpiadi e la varietà, no? di paesi d'origine, diciamo così, delle famiglie di questi ragazzi. Sappiamo che per lo sport le regole dello Ius Soli, diciamo così, sono i ragazzi possono già gareggiare anche se non hanno ancora la cittadinanza, però questo ha posto un problema che lei sta riproponendo in questi giorni con forza nel dibattito politico e che vede gli schieramenti divisi. Che cosa possiamo ancora dire, Letta, sul tema diritto di cittadinanza di chi nasce in questo paese? Quali sono le leve, appunto, per arrivare all'animo di tutti? Ma secondo me una leva fondamentale da dire è che la reazione in queste ore di coloro che hanno espresso contrarietà è una reazione sbagliata completamente negli argomenti usati. Perché dire non è il momento, non è la priorità e adesso ci si occupi di frenare gli sbarchi, vuol dire legare due cose che non c'entrano nulla, perché la legge sulla cittadinanza che noi proponiamo è la legge per coloro che sono nati in Italia, crescono in Italia, fanno la scuola in Italia, esattamente come Fausto De Salu, il giovane che ha vinto la medaglia d'oro della staffetta olimpica e che ci ha raccontato la sua storia, la storia di una persona che fino a 18 anni non era italiano nonostante fosse nato e cresciuto nel nostro paese. Questo è il punto essenziale. Parlare di sbarchi non c'entra nulla perché non ha nessun legame con quello di cui stiamo parlando, cioè non ha nessun legame con la legge sulla cittadinanza di coloro che sono già qui, sono nati qui e sono cresciuti qui, soprattutto stanno crescendo qui. Grazie. Credo
che il dibattito aperto dalla questione olimpica sia stato un dibattito importante. Solo una cosa prima di lasciarci lettere. Sta avvenendo in modo scomposto. Sì, volevo chiederle una cosa. Lei pensa che questo tema possa essere messo in agenda da questo governo? Cioè potrebbe essere, dopo le elezioni amministrative, naturalmente, sì, un tema da mettere in agenda? Io penso che in Parlamento dobbiamo farlo, è una classica norma di natura parlamentare, quindi noi ci impegneremo, io l'ho detto fin dal giorno della mia elezione, dare cittadinanza a questi tantissimi giovani italiani da tutti i punti di vista. Io ripeto, prendiamoci quella intervista di Fausto De Salu che ha detto, tra l'altro, cosa bellissima, io penso che sia ingiusta quella norma, ma so che il mio dovere di cittadino è applicare le norme anche se sono ingiuste e quindi mi fermo qui nella discussione. Anche questo messaggio che lui ha dato è stato un messaggio di amore nei confronti del Paese, come quello che fanno e danno tantissimi giovani italiani, che sono italiani da tutti i punti di vista e che però non hanno ancora la cittadinanza. Grazie, lasciamo ai suoi impegni elettorali. Grazie a voi. Buona serata a Enrico Letta, grazie del collegamento. E allora riprendiamo da Ferruccio De Bortoli e dal professor Sabino Cassese. E prima di introdurre l'altro grande tema del giorno, che è l'affaire d'Urigon, che poi ha, come dire, dei risvolti politici. Per De Bortoli la questione è questa, così riprendiamo lo Ius Soli di Letta. Si ha come l'impressione che questo sia un ballon d'essai, direbbero i francesi, no? Cioè un momento nel quale se ne discute ora, poi dopo si arriva a settembre-ottobre e si capisce che il tema, come dire, è importantissimo, ma non c'è né la maggioranza politica né forse la volontà di Draghi di metterlo all'ordine del giorno. Allora, è un ballon d'essai o in realtà se ne concluderà qualcosa? Rischia di esserlo un ballon d'essai, perché è chiaro che una legge come quella di cui si parla è una legge di civiltà. Ovviamente sarebbe ingiusto cominciare con gli sportivi, insomma, bisognerebbe trattare tutti sullo stesso piano. Che si riesca a trovare non solo spazio nell'agenda politica, ma anche una maggioranza favorevole nei prossimi mesi, onestamente dobbiamo dirlo, ci sembra abbastanza dura, insomma, no? Non si parla più, per esempio, del DDL Zan, esatto. Adesso vediamo che cosa succederà nelle prossime settimane. E quindi temo che possa essere questo un argomento di grande civiltà, che però rischia di essere un vaso di coccio in un'agenda politica che, non dobbiamo dimenticarlo, è gravata da tantissimi impegni legati alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anzi, io mi domando come possa il Parlamento affrontare tutta una serie di scadenze che ci sono in questo anno e mezzo, insomma. Cioè abbiamo dei tempi molto stretti e probabilmente poi, essendo stretti i tempi nel rapporto con l'Europa, è chiaro che probabilmente una legge come quella dello Ius Soli possa essere, per quanto importante, messa da parte. Prima di andare ai nodi politici di settembre, Ferruccio, e grazie, anch'io la penso così, anche DDL Zan e Ius Soli, certo, sono temi molto identitari che servono, come dire, a rafforzare gli schieramenti in vista delle elezioni amministrative. Poi, diciamo, altri saranno, temo, ma lo dirà il tempo, i mesi, altri saranno le questioni sul tavolo. Però, insomma, prima di affrontare i temi di settembre, volevo tornare un momento dal professor Sergio Abrignani, perché per chiudere questo tema dei ragazzi, del vaccino ai ragazzi, i quali ragazzi in questo momento sono in vacanza e molti si sono responsabilmente e volontariamente vaccinati pur di partire per le vacanze, ma tra poco sarà il tema della scuola, ci sarà il tema della scuola. E molti si chiedono, basterà che per esempio in una classe tutti i ragazzi siano vaccinati, in una classe, in un istituto superiore, per evitare di portare la mascherina? Che è un tema che ai ragazzi sta molto a cuore, perché le assicuro che stare, certo, tante ore in classe con la mascherina da settembre a giugno è per loro, per tutti, ma per loro particolarmente faticoso. Guardi, da persona che lavora in malattia infettiva, dico, con questo tipo di vaccini di malattia infettiva che abbiamo, il Covid, sì, perché quello che sappiamo è che, a differenza di altri vaccini, questi che abbiamo proteggono
efficace, in modo estremamente efficace dalla malattia severa, dalla malattia moderata, proteggono dall'infezione, soprattutto contro la variante Delta, nel 60-70% dei casi, quindi un po' meno di un terzo delle persone, fra il 20-30% dei vaccinati si possono infettare. Ed è questo il motivo per cui, fra l'altro, negli Stati Uniti, dove avevano raccomandato, quando circolava solo la variante Alfa, che fra vaccinati, in ambienti soltanto di persone vaccinate, si poteva stare senza mascherina, la settimana scorsa hanno raccomandato di rimettere la mascherina, vi ricordate l'intervista a Fauci, certo, che ha suscitato, sì, così, in modo ingiustificato ha suscitato. Quindi sì, la risposta è sì. Quindi va portata, sì, va portata per sempre il principio di massima anche cautela. La questa, io ho un'ultima curiosità, professore, prima di salutarla. Tra le tante fake news che circolano in rete e non solo, alcuni dicono abbiamo timore a far vaccinare i nostri figli, in particolare maschi, perché abbiamo paura che il vaccino in qualche modo infici la capacità generandi dei nostri ragazzi e quindi possa creare dei problemi di fertilità. Così abbiamo letto e così qualcuno scrive. Ci può dire in pochi secondi, fare chiarezza su questo punto che mi sembra centrale? Io sono siciliano e dico vorrebbe dire una parola, una grande minchiata. Proprio perfetto, non, dal punto di vista scientifico è efficace. Dal punto di vista, esatto, scientifico è definitivo. Una minchiata, sì, rende l'idea. Sì. Ma mi grande rende... però. Esatto. Grande. Sì, molto grande. Sì. Ci hanno pensato a lungo. Ripetiamolo pure, perché era efficace, professore, quando è la scienza grande. Parla in modo schietto. No, la domanda precisa, no, in questo caso, guardi, veramente, è veramente, oltre a fake news, veramente... è capziosa, perché va a toccare quell'argomento che bene, ovviamente sta caro tutti i nostri figli, ovviamente, quindi è veramente capziosa. Non veramente ci sono pericoli per i ragazzi, questo è il titolo, esatto, perfetto. Va bene. Avevi qualche altra curiosità? No, sulla no, io su capacità, cioè, generale. È una grande minchiata, secondo me, è forse la, cioè, sì, la definizione più efficace che ho sentito in questo studio da molte settimane. Un po' come la corazzata Potionkin, no? Un po' come la corazzata Potionkin, sostanzialmente. Va bene, grazie professor Abrignani. Andiamo a vedere, voltiamo Durigon, pagina e andiamo a vedere che cos'è questo caso Durigon di cui stiamo parlando da due, sì, giorni. Il caso, sì, Durigon. Un'altra grande minchiata. Questo è l'ingresso del Parco Falcone Borsellino di Latina, quello che il sottosegretario leghista Claudio Durigon ha detto di voler reintitolare ad Arnaldo Mussolini, il fratello del Duce. Durigon ha detto che vorrebbe reintitolare questo parco non più a Falcone Borsellino, ma a Arnaldo Mussolini, come era un tempo. Lei sarebbe d'accordo? Direi proprio di no. Come si chiamava prima? Prima si chiamava Arnaldo Mussolini fino al 43. È nato così, deve rimanere così. Non è che cambiamo sempre continuamente i nomi. Quindi secondo lei ha ragione Durigon, non dovrebbe rimettersi. Non ci dobbiamo vergognare di una persona. C'è stata gente peggio di Mussolini. Sindaco, qual è la storia del Parco Falcone e Borsellino? Il parco si chiamava, durante il periodo della fondazione della città, durante il regime fascista, era stato intitolato ad Arnaldo Mussolini. Nel 1943, con la caduta del fascismo, l'allora potestà deliberò il cambio dell'intitolazione da Parco Arnaldo Mussolini a Parco Comunale. Pertanto io nel 2017 ho fatto una delibera, quindi un atto documentato, cambiando l'intitolazione da Parco Comunale a Parco Falcone Borsellino. Durigon ha detto si è cancellata la storia, bisogna in qualche modo ripristinarla. Lei come se la spiega, un'uscita così pesante? Ma è un'uscita assolutamente infelice, se vogliamo essere eleganti, ma io la ritengo offensiva proprio per il nostro paese, no? Perché qual è il segnale che si vuole dare? Recuperare 4 voti di consenso e spostare un discorso su un piano ideologico quando non lo è, perché noi parliamo di due figure che rappresentano la storia del nostro paese. Latina è una città, secondo lei, divisa su questo punto? L'intento divisorio da parte di chi ha voluto fare affermazioni del genere, ecco, è stato diciamo stigmatizzato dall'indignazione pressoché totale. Io la chiamo in merito alle parole, alla polemica che sta coinvolgendo il sottosegretario Durigon. Immagino che lei abbia sentito. Ma sì, ero lì. L'amministrazione comunale, il primo atto che ha fatto dalla sua elezione è quello di cambiare il nome. Nessuno ha detto di riportare e ridare il nome a
andato Mussolini in cernito. Però lo ha detto un sottosegretario. Non è un problema di dare il nome Arnaldo Mussolini ai cernitti, che risolve i problemi di Latina. Latina oggi ha tanti altri problemi. Mi hanno detto che qui abita Durigon. Che zona è Fecitola? Che frazione è? Che storia ha? Qua tutto Mussolini. Nasce nel 33, quando sono venuti giù da Sermoneta, questa è soprattutto opera nazionale combattente. Ci hanno detto che qui abita Durigon. Lei è il cognato. E Durigon non c'è? A Roma. Quando si parla, si chiacchiera, si fanno anche delle battute, delle cose. Non era indicato a quello. Che poi si voglia strumentalizzare ogni cosa, mi sembra alquanto puerile. In tempi di campagna elettorale poi tutto è possibile. Allora, grazie a Roberta Benvenuto per questo bel servizio. Il cognato in politica è una figura veramente rilevante, quindi non sottovaluterei il cognato di Durigon. Ci hanno dato tanti cognati, tante belle e brutte sorprese. Me la stai tirando. E il cognato di Durigon dice, insomma, è una frase dal sen fuggita, quindi non esattamente una grande minchiata, come diceva poco fa il professore a proposito. E anche questa sembrava esserlo, no? Cioè sembrava una in politica e una nelle scienze, ma io rimpiango moltissimo, Davide, il fatto che non ci sia Antonio Pennacchi con noi, perché se ci fosse stato Antonio Pennacchi a Latina, che ci ha lasciato da qualche settimana, un grandissimo scrittore e un grande amico, avremmo avuto sicuramente, diciamo, la parola definitiva, ecco, sul caso Durigon. Ecco, Antonio avrebbe Pennacchi. Avrebbe trovato le parole giuste per descriverlo. Antonio Pennacchi avrebbe trovato le parole giuste, ma a te la parola. No, io volevo sentire il professor Cassese, non tanto per fare una dotta discussione sul ruolo del fratello del duce, tal Arnaldo Mussolini, ma la cosa che più mi interessa dal punto di vista politico è questa. Se la stessa cosa fosse accaduta, che so io, in Germania, che un membro del governo, un sottosegretario, avesse avuto l'idea di intitolare una piazza a Hitler o a un parente di Hitler, probabilmente sarebbe venuto giù il mondo. Cioè la Germania su questo ha delle regole molto più ferrea di noi. Allora perché noi non abbiamo ancora fatto i conti con questa storia? E quindi così, insomma, sembra una guasconata, no, questa alla fine. Ma sì, ha detto intitoliamola a Mussolini. Cioè l'Italia alla fine non ha mai fatto i conti fino in fondo con questa storia. Perché noi abbiamo avuto la nipote in Parlamento comunque. Giusto, certo. Anche. Tra l'altro. Cioè un cognome che vive nella nostra politica. Sì, un Hitler in Germania, nel Bundestag, no, sarebbe impossibile. È diverso, comunque. Voglio dire, un paragone un po' sperato. Prego, Cassese, professore. La sua diagnosi è giustissima. La Germania ha fatto un esame di coscienza molto più profondo dell'Italia rispetto al nazismo. E certamente, però, dall'altra parte, noi abbiamo delle norme. Abbiamo la norma costituzionale che vieta la ricostituzione del Partito Nazionale Fascista e abbiamo le norme che vietano l'apologia del fascismo. Quindi anche noi abbiamo delle disposizioni che impediscono tutto questo. Detto questo, io penso che in fondo questa polemica è anche un po' sopravvalutata, diciamo. Ecco, non penso che sia il momento di ricostituire e steccati da questo punto di vista. Il fascismo è un periodo chiuso, va analizzato storicamente. Abbiamo grandi storici, da De Felice a Guido Melis, che l'hanno approfondito, e abbiamo dato un giudizio anche morale su questo periodo. Quindi io non accentuerei troppo questa polemica. È un po' la polemica del giorno, No, ha ragione, professor Cassese, ha ragione, professor Cassese, è un po' la polemica del giorno, è come sono questi fuochi fatui che si accendono ogni notte, no? Ogni notte ce n'è uno nuovo e la polemica del giorno per definizione dura un giorno. Quindi non si dimetterà. Chi sarà domani l'oggetto della nostra polemica? Ma non so se dimetterà, questo dipenderà da Draghi, cioè se il Presidente del Consiglio troverà di ritorno dalle 2 settimane di vacanze o anche durante il tempo di fare una telefonata, così come è successo con Tabacci, che ha rimesso la delega, no? E con, insomma, se ci sono degli incidenti diplomatici di percorso, qualcosa succede, altrimenti tutto fa gioco. Vogliamo... De Morto, risentiamolo su questo, così, visto che c'è in ballo, ha ragione Cucina De Gregorio, probabilmente si diventerà semplicemente, come dire, così, un fuoco, una fiammata. Però il PD voterà la mozione di sfiducia del Movimento 5 Stelle e alla fine sarà Draghi a dover decidere se tenersi l'imbarazzante Durigon oppure no.
Quindi la questione rimane. Nella prima Repubblica uscita di questo tipo avrebbe comportato le dimissioni immediate. E, tra l'altro, anche la lettera di Salvini che abbiamo letto oggi contro la ministra Lamorgese, in maggioranze più coese avrebbe sicuramente determinato una crisi di governo. Mm-mm. Che dobbiamo constatare paradossalmente che questa maggioranza eterogenea, molto eterogenea come l'ha definita Concita all'inizio della trasmissione, ha sostanzialmente una stabilità quasi sorprendente. L'uscita di Durigon è stata grave, inaccettabile, anche per la cancellazione di un parco dedicato alla memoria di Falcone e Borsellino. D'altra parte, ti ricorderai, Ferruccio, che ci fu chi disse in tempi passati che dedicare l'aeroporto di Palermo a Falcone era portava Iella, ti ricordi? Ti ricorderai, no? Certo. Quindi, insomma, ecco, poi ricordiamocelo quando, in occasione degli anniversari, poi si spiegherà poi ai ragazzi, insomma, il tema della memoria, della conservazione della memoria, della giustizia della memoria. Insomma, è un, come diceva il professor Cassese prima, i conti con la storia non li abbiamo fatti tutti fino in fondo. E quindi sopravvive un certo tipo di racconto, la memoria non è condivisa, insomma. E forse c'è sempre un modo di occhieggiare anche a qualche nostalgia che purtroppo non si è dissolta con tutti questi anni. Fa comodo, no? Fa comodo anche solleticare quell'elettorato lì. 60 secondi di mini spot. La Morgese ha fallito, ha scritto Salvini. Sì. E su questo, dopo il mini spot, tu ci renderai edotti, no? Perché forse la Morgese è il tuo argomento preferito ultimamente. 60 secondi intanto. E allora veniva evocato poco fa da Ferruccio De Bortoli la lettera che oggi Matteo Salvini ha scritto al quotidiano La Stampa: sbarchi, pochi rimpatri e tante vittime, ecco perché la Morgese ha fallito. E in realtà però la vicenda, in quello che potremmo chiamare il pasticcio La Morgese, riguarda più che altro la vicenda del Green Pass e di chi deve controllare, di chi è titolato a controllare tra i ristoratori e gli esercenti. Alla fine ieri, come sapete, è intervenuto anche il garante della privacy, che ha detto no, che ne dica il Viminale, il ristoratore è titolato a controllare non solo il Green Pass, ma all'occorrenza anche può richiedere la carta d'identità. E quindi da qui, diciamo, c'è una sorta di cortocircuito anche tra istituzioni. Anche Salvini torna sugli sbarchi per tema identitario di campagna, esatto, elettorale, no? La sinistra sullo Ius Soli, e la destra sugli sbarchi, così ciascuno radica il suo elettorato e si va al voto al 3 ottobre. È chiaramente questa. Poi due poli, no? Due poli contrapposti, quindi forse si tornerà verso il bipolarismo, ne parleremo nei prossimi giorni. Intanto ringrazio Ferruccio De Bortoli, grazie direttore, ringrazio il professor Salvino Cassese, grazie, e il professor Sergio Abrignani, l'immunologo che oggi ci ha guidati nella dedalo della questione vaccini. A domani. A domani. Grazie Davide. Grazie.